In Crono di Magma non ci sono punti abilità, ci sono soltanto una zona segreta e una semi-segreta, si potrebbe dire, ed eventualmente un trofeo nella zona segreta. Per raggiungerla si viene di qui, proseguendo sul percorso principale del livello, solo che una volta qui si plana qui, su questo piccolo ripiano, si sale queste scale e qui dentro si trova una caverna in cui c'è Hunter, che propone due sfide, una più difficile dell'altra, e se si riesce a rubare un cristallo a Hunter durante la sfida si riesce a ottenere il trofeo. Quello è un percorso, dicevo, semi nascosto invece, che riporta verso l'inizio del livello seguendo la parete rocciosa e lungo il quale si trovano varie gemme. A parte questo non ci sono altri grossi segreti, forse solo questo, ma non più di tanto neanche segreto. Qui c'è una bottiglia esplosiva con dentro delle gemme. E ultimo, ma non meno importante, c'è un piccolo percorso anche lì sotto, come vedete, che contiene delle gemme. Non è proprio nascostissimo, si può tranquillamente vedere.